Cioè, ragazzi, ultimamente è uscito un po' il rumors che al 90% probabilmente approveranno l'ETF su Bitcoin. Di quale ETF si sta parlando? Si sta parlando di VanEck SolidX in questo caso. È un ETF a replica fisica con assicurazione, quindi se verranno sottratti o persi dei Bitcoin ci sarà un'assicurazione per ricoprire gli investitori. È un ETF per medio grandi investitori, perché la quota minima è di 25 Bitcoin, quindi attualmente sui 200.000 dollari per entrare in questo ETF qua. È un ETF specifico solo per Bitcoin e, come dicevo prima, replica fisica, quindi si acquisteranno Bitcoin veri e propri. Non è che si acquistano derivati che vanno a ricoprire le performance che dà il Bitcoin. In realtà, e qui voglio fare già un po' una chiarezza, in realtà non sono stati proposti, cioè non è che è stato proposto solo questo ETF qua, sono stati proposti tantissimi ETF. Attualmente io ve ne dico alcuni, c'è il ProShare Bitcoin ETF, il Granite Share Bitcoin ETF e ci sono ETF, cosa che a me personalmente mi piacerebbe più da investitore tradizionale, ci sono degli ETF che coprono non solo il Bitcoin, ma le 10 cripto per capitalizzazione, quindi le 10 più grandi cripto per capitalizzazione, e questo secondo me è interessante. Quindi non c'è solo assolutamente il VanEck SolidX ETF. Allora, chi è che decide se approvare o meno questi ETF? Lo decide la SEC, e la SEC può o approvarli, quindi dire ok, potete fare questo ETF qua, ci sono i requisiti, può disapprovare, ragazzi, non ci sono i requisiti per fare questo ETF, quindi non potete farlo. Può prendere tempo, cosa che credo che farà, può prendere tempo fino a 45 giorni dalla data di pubblicazione nel Federal Register, o può prendere 90 giorni o 240 giorni, sempre dalla data di pubblicazione. Può anche non rispondere nei tempi, quindi se dopo 45 giorni non fa sapere che vuole prolungare il tempo e non risponde, quindi non dice che è stato approvato o disapprovato, se non risponde equivale ad approvare. Okay, quindi questi sono i metodi con cui la SEC può agire. In realtà, ragazzi, si sta credendo che, sbagliando, secondo me, che VanEck verrà, la prima risposta verrà data il 10 agosto di quest'anno qua. In realtà i 45 giorni, che è la prima scadenza, non vanno contati da quando viene fatta la richiesta da parte dei proponenti, quindi da parte di VanEck, scusate, SolidX, è un po' mischiato. Ma i 45 giorni passano dalla data di pubblicazione da parte della SEC, quindi nel caso la prima data utile è il 16 agosto per VanEck SolidX, la seconda data utile è il 30 settembre e la terza data utile è il 27 febbraio 2019. E ragazzi, questo secondo me ci può stare che prendano tempo. Io al loro posto, probabilmente, se l'ETF è fatto bene, cioè se ci sia effettivamente un'assicurazione per assicurare gli investitori, probabilmente io se fossi il loro, non lo disapproverei. Potrei o forse prendere tempo, probabilmente sceglierei questa opzione io al loro posto e mi prenderei 240 giorni, oppure non risponderei, però proverei a prendere tempo e aspettare magari che arrivino delle minime regolamentazioni. Quindi io sceglierei questa opzione. Oppure magari anche non rispondere o approvare. Io non farei in questo momento, se l'ETF è fatto bene, non risponderei disapprovando l'ETF, perché sarebbe veramente ingiusto. In realtà la prima data utile, perché c'è l'ultimatum per questo ETF qua, ProShare, è il 23 agosto di quest'anno qua, quindi la prima data utile da vedere è questa qua, 23. Il 16 agosto, che non è il 10, il 16 agosto potrebbero quasi sicuramente allungare i tempi. Io ripeto, farei questo. Spero di aver fatto chiarezza, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!